Una precisazione prima di cominciare questo nostro piccolo viaggio in quella che è, insomma, il modulo di domanda online della nostra domanda di mobilità. È necessario, innanzitutto, come prima operazione, questo è il consiglio che possiamo dare, di farlo come prima operazione, l'inserimento degli allegati. L'inserimento, una volta entrati nella pagina di istanze online, altri servizi, gestione allegati, e andrete poi, in base alle esigenze della domanda che state realizzando, appunto, allegare gli specifici file. Questo è necessario a corredo della domanda, ma soprattutto lo consigliamo di farlo in prima istanza, perché spesso si può creare, come dire, questa dimenticanza. Dopo aver inoltrato la domanda, ci si dimentica spesso, insomma, degli allegati che invece fanno parte integrante della domanda di mobilità. Una volta invece andati nella pagina centrale, scorrendo tutta la pagina, troviamo mobilità del personale ATA. Giunti a questo punto, ci troveremo di fronte a questa domanda: domande disponibili. Quindi possiamo optare per un passaggio di profilo interprovinciale e quindi andare a scegliere la provincia, passaggio di profilo provinciale, un trasferimento interprovinciale e un trasferimento provinciale. Quindi adesso noi simuliamo di voler fare una domanda di trasferimento interprovinciale. Io sono titolare, quindi in Emilia-Romagna, ragion per cui diciamo che voglio fare la domanda per Caserta. Andrò a inserire e dobbiamo, come dire, tenere presente che la nostra domanda è composta da 7 voci, quindi l'anzianità di servizio, le esigenze di famiglia, i titoli generali, le precedenze, le aree professionali che sono riservate agli assistenti tecnici, le preferenze, quindi sintetiche e non, che riguardano quindi le scuole, l'indicazione dei comuni, dei distretti, delle scuole, e l'indicazione degli allegati, perché, come dicevo in premessa, gli allegati vanno inseriti in prima battuta perché poi devono essere richiamati all'interno di questa funzione. E allora andiamo subito nell'aprire il nostro primo menu a tendine, che è l'anzianità di servizio. Come vedete, è abbastanza semplice: dice, richiede numero 1, numero e anni di servizio di ruolo effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica nella nomina del profilo professionale di appartenenza. Diciamo che sono un neo immesso in ruolo, e quindi dirò anni 0 e mesi 7. Benissimo, vabbè, mesi 7. Ok, numero di anni di servizi di ruolo prestato in area diversa da quelle di appartenenza. Ci riferiamo ad una fattispecie molto semplice: ad esempio, sono un assistente amministrativo di ruolo, neo immesso in ruolo, abbiamo detto, con 7 mesi di servizio, ma ero un collaboratore scolastico di ruolo. Un collaboratore, quindi questo è il servizio prestato in area diversa. Allora andrò ad aggiungere, per esempio, 8 anni a titolo esemplificativo, chiaramente, e 5 mesi di servizio. Numero anni di mesi di servizio pre-ruolo prestato nell'area di appartenenza, quindi come il punto 1, mentre il punto 1 ci chiede il ruolo nel profilo professionale di appartenenza. Nel numero dei vigili pre-ruolo del servizio prestato nell'area di appartenenza, e diciamo che ho almeno, che ne so, 3 anni e 6 mesi. Numero anni invece di servizio pre-ruolo prestato in area diversa da quella di appartenenza. E quindi il mio servizio di pre-ruolo, come siamo detti, come collaboratore scolastico in questo caso, abbiamo 5 anni, o altro servizio riconosciuto o riconoscibile, 5 anni e 7 mesi. Nelle caselle 5 e 6 invece possiamo notare che, diciamo, la normativa ci chiede se abbiamo
mesi, anni, che riguardano una retrodatazione coperta da effettivo servizio, oppure anni e mesi che derivano da una retrodatazione, sì, ma questa volta non coperta da un effettivo servizio. Numero anni e mesi di servizio prestati nelle pubbliche amministrazioni o enti locali, quindi possiamo mettere almeno di pari a 6 mesi, possiamo mettere almeno numero anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nel profilo di attuale titolarità, quindi la cosiddetta continuità di servizio, che deve essere almeno pari a 3 anni, e un punteggio aggiuntivo invece, che è un bonus per chi dal 2000-2001 fino al 2007-2008 non ha mai fatto domanda di mobilità e gli viene riconosciuto una tanto. Con questa prima fase abbiamo terminato quello che è la nostra anzianità di servizio. Andiamo invece alle esigenze di famiglia. Le esigenze numero 10, come dice, ricongiungimento al coniuge o ai figli o ai genitori nel comune, quindi io dovrò indicare Caserta, perché avevo detto che la domanda la facciamo per la provincia di Caserta, e andrò con questa funzione a scegliere il comune dove risiede il mio coniuge oppure il mio genitore o i miei figli, un comune a caso. Perfetto. La voce numero 11 ci ricorda invece il comune dove possono essere assistiti i figli, il coniuge e il genitore, in situazioni di necessità. Eventualmente si può procedere con la stessa modalità di cui al punto 10. Poi invece bisogna, numero 12 e 13, indicare l'esistenza dei figli, quindi il numero dei figli compresi tra 0 e 6 anni, diciamo che sono una persona coraggiosa, 3, il numero di figli invece superiore a 6 anni, diciamo 2, persona decisamente coraggiosa. Andiamo invece in generale, in questo caso la voce 14 ci ricorda di eventuali inclusioni in graduatoria di merito nei concorsi per l'accesso al profilo professionale di appartenenza oppure all'area superiore. Ovviamente tutte queste casistiche che sono annoverate all'interno dei vari menu a tendina corrisponde una tabella di valutazione. Il punteggio è un qualcosa che non vi deve assolutamente preoccupare, perché alla fine vedremo che il calcolo del punteggio è un calcolo in automatico. Andiamo invece sulle precedenze. Bene, qui diciamo che la situazione è un po' più delicata, bisogna porre particolare attenzione, ma soprattutto se non si è particolarmente pratici, il consiglio insomma è quello di rivolgervi alle nostre sedi sindacali per cercare di non commettere errori. Allora, il punto 19 ci chiede se c'è la scuola richiedibile ai sensi degli articoli 44 e 45, quindi parliamo di personale che è interessato da dimensionamento scolastico, e quindi sul lato destro in questa casella va indicata appunto eventualmente la scuola. La scuola oppure il comune da cui l'aspirante è stato trasferito negli ultimi 8 anni, perché soprannumerare. Nella voce numero 20 invece sarà possibile chiedere la fruizione del diritto di precedenza al rientro nella sede di titolarità. Cioè questa voce quindi riguarda coloro che precedentemente sono stati oggetto di sovrannumerarietà e che adesso chiedono il rientro nella propria sede di vecchia titolarità e che quindi hanno una precedenza appunto rispetto a tutti quanti gli altri nel rientro. Poi abbiamo per quanto riguarda diciamo così le precedenze
una presenza importante che è prevista appunto per i non vedenti, tutelata dall'articolo 20 della legge 28, oppure per gli emodializzati. Dal punto invece 22, 23 e 24, qui possiamo invece notare la legge 104. Adesso entriamo un pochettino in quelle che sono le casistiche della legge 104. E soprattutto possiamo notare che si tratta in questo caso di precedenze di carattere personale. Io qui vorrei fare appunto un inciso, nel senso di spiegare un attimino, anche se in maniera veloce, qual è la differenza. Esistono delle precedenze, come queste tre, la 22, la 23 e la 24, che sono precedenze di carattere personale. E poi esistono le precedenze, come sicuramente sapete meglio di me, per assistenza. Per quelle delle personali, dobbiamo ricordare che uno, abbiamo questa qua dell'articolo 21, quindi la legge 104, che è necessario di avere una disabilità anche non grave, quindi va bene anche un articolo 3, comma 1, ma a condizione che vi sia almeno il 67% di invalidità. In questo caso che cosa succede? Che la precedenza la possiamo far valere solo nella provincia dove risiede il lavoratore. Non posso usarla per una provincia diversa. E soprattutto bisogna fare attenzione quando andremo ad esprimere le preferenze, perché tra le preferenze una più scuole ci deve essere quindi uno più scuole del comune in cui risiede il lavoratore. Non necessariamente devo chiudere con il codice del comune, quindi uno più scuole del comune in cui risiede il lavoratore. Per quanto invece riguarda la casella numero 23, aspirante che fruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo, e anche qui c'è bisogno innanzitutto di un certificato AUSL che attesti la grave patologia, quindi che sostanzialmente ci dica, ci attesti la necessità, l'indispensabilità di continuare il ciclo di terapie in quel comune. Quindi la precedenza è sì spendibile, ma nel comune dove insiste il centro e quindi va indicato come primo comune. Quindi questa cosa direi che è abbastanza importante perché va indicato come primo comune. Proseguendo nella casella 24 abbiamo provincia per la quale l'aspirante usufruisce delle precedenze. Quindi parliamo sempre di personale, articolo 33, ma comma 6, quindi siamo ancora nell'ambito della 104 personale. In questo caso che cosa succede? Che allora bisogna avere la disabilità grave, quindi disabilità grave, quindi articolo 3, comma 3 della legge 104, la precedenza la posso avere solo nel comune dove risiedo, quindi dove risiedono i lavoratori, e come per il caso che abbiamo esplicitato nel punto 22, anche qui bisogna inserire la preferenza di uno più scuole del comune dove io risiedo, dove risiede il lavoratore. Nel caso in cui io voglia comunque indicare anche altre scuole, prima di passare a preferenze di altri comuni, è obbligatorio indicare il codice del comune di residenza. In definitiva, tra il punto 22, 23 e 24, come si vede, tutte e tre le precedenze valgono sia nei trasferimenti provinciali che nei trasferimenti interprovinciali, sempre con riferimento al comune di residenza del lavoratore.
all'interno dello stesso comune possiamo sì chiedere, diciamo così, lo spostamento, ma solo a condizione che trattasi di città metropolitane, quindi di città aventi distretti subcomunali, altrimenti non è possibile. Adesso invece rientriamo in quelle che sono le precedenze per l'assistenza, come dicevo, quindi andiamo nella seconda casistica e quindi nell'articolo 33, comma 5 e 7, perché mentre il comma 6 è personale, i commi 5 e 7 si riferiscono invece a per l'assistenza. In questo caso, la certificazione di disabilità deve avere una gravità che sia articolo 3, comma 3. È spendibile per chi? È spendibile sì, per il figlio, quindi e la precedenza la possono esprimere entrambi i genitori, e soprattutto va ricordato che se il certificato di disabilità è in scadenza, quindi è rivedibile, è comunque valido fino alla nuova visita. Se per quanto concerne i codici, se non inserisco preferenze di altri comuni, è comunque obbligatorio indicare il codice del comune di residenza del proprio figlio. Quindi questo aspetto è molto importante perché altrimenti, diciamo così, inibisce la precedenza. Per quanto concerne invece la casella numero 26, parliamo, voglio qui per l'aspirante fruisce delle precedenze previste per il coniuge, oppure conviventi del personale militare, quindi parliamo della conosciuta legge 100, tanto per intenderci, o che percepisco indennità di pubblica sicurezza. E quindi è possibile appunto optare anche per quest'ultima soluzione. Il punto 27 invece, province per il quale l'aspirante fruisce della precedenza prevista dall'articolo 18, quindi ci riferiamo a quelli che sono, diciamo così, i fratelli e sorelle che sono equiparati all'assistenza del genitore, e infine troviamo poi quelle là previste per quanto riguarda le aspettative sindacali retribuite. A questo punto abbiamo, come dire, chiuso anche questa parte delle precedenze, però a differenza delle precedenze di carattere personale, volevo ricordare che il certificato di disabilità, se è revedibile, non ha validità nelle precedenze. Mentre quello che diciamo è altresì importante sottolineare che la precedenza del figlio del fratello della sorella del coniuge è spendibile sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali, quella del genitore invece solamente nei trasferimenti provinciali. Chiudiamo quindi questa fase delle precedenze per aprire invece quelle delle aree professionali che riguardano invece l'aspetto degli assistenti tecnici. Quindi eventualmente posso richiedere le aree degli assistenti tecnici e poi passiamo invece a quello che è il sistema per aggiungere le preferenze. Come possiamo farlo? Innanzitutto cliccando, ecco qui avremo tutta la provincia di Caserta distinta in distretti. Quindi cliccando sul lato destro con il più si apriranno i vari comuni facenti parte del distretto numero 12, che è il distretto appunto che stiamo prendendo in considerazione come esempio, e a sua volta potremo poi cliccare nuovamente per vedere quali sono le scuole all'interno di quel comune presenti. Quindi io potrò esprimere preferenze sintetiche della scuola, come vedete il sistema mi dice che la preferenza è stata
regolarmente aggiunta, oppure posso esprimere il comune e quindi la preferenza è stata aggiunta, o potrò aggiungere il distretto e quindi sarà aggiunta anche in questo caso la precedenza. Chiudiamo il nostro quadro e, come potete vedere dalla parte riepilogativa dell'istanza, troveremo in ordine, così come lo abbiamo indicato, il scuola, comune e distretto, e così possiamo continuare fino ad un massimo, ricordiamo, fino ad un massimo di 15 preferenze. Infine troviamo la casella numero 32, dove dobbiamo esprimere l'ordine di gradimento da considerare per le preferenze sintetiche. Quindi diremo, ad esempio, sono interessato prima al primo grado, poi al secondo grado, per poi eliminare. E chiudiamo anche quest'ulteriore fase dell'indicazione della domanda. Infine, gli allegati. Abbiamo detto all'inizio del nostro incontro che gli allegati vanno inseriti nella fase iniziale, perché poi debbono essere richiamati, e quindi cliccando sul menu a tendine vedremo tutto quello che all'interno della gestione degli allegati è presente come allegati inseriti. In questo caso io sceglierò e andrò a datare quindi il file che dovrò inserire, andrò a sceglierli per poi dire, appunto, passare al salvataggio della domanda. L'operazione è stata eseguita correttamente. Quindi noi adesso avremo il riepilogo della domanda, un riepilogo che ci darà diverse opzioni, quindi diverse possibilità, dalla semplice visualizzazione della domanda, e quindi potremo andare nelle singole voci a visionare quello che abbiamo fatto indietro, oppure potremo andare ad aggiornare la domanda. Con questa funzione potrò aggiornare la domanda e quindi modificarla, contrariamente alla funzione di prima, e anche il sistema mi ricorda che l'operazione è stata eseguita correttamente. Oppure potrò inviare la mia domanda, cancellare e stampare. E soprattutto, come vi dicevo in precedenza, non c'è nessun tipo di timore da parte di tutti noi sul calcolo del punteggio, perché vi è un sistema di calcolo automatizzato. Quindi, facendo, appunto, cliccando, appunto, sul bottoncino predisposto, abbiamo in questa simulazione ottenuto 290 punti come punteggio base, con 5 figli sono a 72 punti, e punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge, quindi per il comune, per il solo comune dove risiede il coniuge, per ulteriori 24 punti. E questa, diciamo, è una schermata importante che comunque vi consiglio di tenere sempre in mente. Poi potete passare con la stampa, però con la stampa della domanda, in questo caso, che cosa succederà? Che noi vedremo semplicemente scritto bozza, perché la domanda, quindi, è in fase di bozza, non è ancora stata inviata, e quindi è come se non avessimo fatto nulla. Quindi dobbiamo procedere con l'invio, e ci chiede di inviare, appunto, confermiamo, e la domanda è stata inviata all'ufficio scolastico competente, quindi per il vaglio e l'analisi della documentazione allegata e la correttezza delle informazioni che abbiamo inserito. Abbiamo detto che fino alla scadenza della domanda è sempre possibile procedere con una modifica, quindi procedere con l'annullamento dell'invio della domanda. Non è più necessario, come avete visto, ovviamente, il codice personale, e per potersi inserire all'interno dell'istanza è necessario o lo SPID oppure la carta d'identità elettronica. Andando indietro nella schermata, quindi troveremo
chi la domanda di trasferimento provinciale è nella fase di inserimento, mentre potrò ancora andare eventualmente a inserire quindi la fase provinciale e quindi poter procedere eventualmente con quest'altro tipo di domanda. E quindi Andrea, questo diciamo è una simulazione di carattere generale, poi